Grazie Presidente Camanzi, c'è un mondo che si muove, un mondo che innova anche la mobilità. Ringrazio i partecipanti a questo secondo round e diciamo, chiudiamo la mattinata per quanto riguarda gli esponenti del mondo dei mondi di Authority con la parte un po' più finanziaria e assicurativa. Quindi invito a sedersi al tavolo sia il dottor Guido Stasi, che è segretario generale della Consob, sia la dottoressa Elena Pedizzi, che invece è capo servizio del tutela del consumatore dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni. Ripeto, ma non può, non me lo prendo. Ma non te che sciocchi. Allora, dottoressa Benizzi, abbiamo sentito nel rapporto di professor Bassano, cioè che c'è un che riguarda le assicurazioni, che quindi insomma immagino voi stiate monitorando attentamente. Poi mi permetta anche una seconda domanda, se avrà voglia e tempo di rispondere. Come funziona il meccanismo insomma, del comparatore sulle assicurazioni, garanzie di terzietà, perché sappiamo che sono state anche alcuni episodi in passato insomma, che hanno messo un'ombra su questa terzietà e insomma come si sta muovendo la autorità da questo punto di vista. Inviterei a fare silenzio in sala, gentilmente. Grazie. Sì, ma noi come gli altri colleghi regolatori siamo fortemente impegnati a per favore. Grazie. Mondo digitale, cosa sta accadendo, quali sono possibili rischi e benefici per i consumatori e come dobbiamo muoverci per regolare e controllare questo nuovo fenomeno. Ma intanto va detto che ovviamente questa grande onda digitale ha raggiunto anche il settore assicurativo e c'è fermento presso gli assicuratori di tutto il mondo che sono impegnati con significativi investimenti per comprendere come sfruttare al meglio le opportunità offerte dal digitale per rivedere i prodotti, quindi lanciare sul mercato dei prodotti innovativi, rivedere i processi di relazione con i consumatori, con gli assicurati sfruttando il digitale, come ottimizzare e efficientare i processi di vendita e i processi di gestione dei sinistri. C'è quindi grande fermento, dico che ad esempio stanno nascendo presso le imprese di assicurazione delle nuove anche figure aziendali che sono questi Big Data Chief Officer, tanto per dare un'idea di come stanno cambiando anche all'interno delle aziende. E quali sono oggi alcuni esempi concreti che stiamo osservando nell'industria assicurativa italiana di prime applicazioni del digitale? Intanto l'applicazione della telematica nell'assicurazione auto, la black box, la scatola nera è qualcosa ormai di molto diffuso, considerate che oggi il 16% delle polizze RC auto è una polizza che sfrutta la scatola nera, strumento che evidentemente consente sia da un lato di rilevare la dinamica del sinistro, quindi svolgere un'attività antifrode, ma anche di rilevare quelle che sono le abitudini di guida del conducente, quindi i tempi di percorrenza, le modalità, le strade di percorrenza, il suo stile di guida e in questo senso consente di costruire e ritagliare dei prodotti più calibrati sulle sue caratteristiche e anche di riconoscere degli sconti, sia ad esempio gli stili di guida sono degli stili virtuosi. Il che evidentemente in prospettiva fare qualcosa di utile per i consumatori, pensiamo anche all'influenza che può avere sui neopatentati, sui ragazzi in termini di incentivo a comportamenti appunto prudenti, virtuosi. Ma la telematica nell'assicurazione auto va anche oltre, adesso abbiamo tanti casi di app che consentono in caso di sinistro immediatamente di richiedere un'assistenza e averla online o addirittura anche di fotografare nell'immediatezza quelle che sono le conseguenze del sinistro e inviare rapidamente presso l'impresa delle immagini per comunque avviare il iter liquidativo. Ma in prospettiva abbiamo qualcosa di ancora più
auto senza guidatore, è qualcosa su cui noi stiamo già lavorando per cominciare a capire quali possono essere i riflessi in termini di possibili in ipotesi anche modifiche legislative che dovessero rendersi necessarie nel nostro paese, non solo in termini di riforma ad esempio del codice della strada, ma anche in quello che più ci interessa in termini di individuazione della responsabilità e quindi dell'assicurazione. Chi è responsabile? Il proprietario dell'auto senza guidatore, chi l'ha costruita, chi ha definito il meccanismo di guida automatica e via dicendo. Quindi in un mondo, come ricordava il Presidente in apertura, che si muove velocissimo, per cui una necessità di intercettare il prima possibile i fenomeni e provare a muoversi in anticipo. Ma poi abbiamo il tema, non so, ad esempio dell'assicurazione malattia digitale. Noi abbiamo pubblicato sul nostro sito qualche settimana fa il risultato del nostro studio su queste polizze malattie innovative. Lì il digitale viene sfruttato attraverso dei braccialetti, degli orologi, dei dispositivi mobili che uno che l'assicurato indossa, che consentono di rilevare alcuni parametri fisici, ma anche ad esempio di calcolare quanti passi fa in un giorno, quanti scalini sale, quindi che tipo di attività fisica fa, e anche lì consentire all'assicuratore di ritagliare un prodotto su questa abitudine e di premiare ad esempio con degli sconti nell'anno successivo quelli che sono stati tutti dei comportamenti utenti. Quindi con questo abbiamo il tema delle assicurazioni sulla casa, più normalmente con dispositivi digitali all'interno delle applicazioni l'impresa è in grado di intercettare rapidamente quelli che possono essere dei possibili rischi, allagamento, fumo, segnali, quindi ottica di prevenzione e di nuovo di prodotti più teorizzati. Ma abbiamo anche quello di cui si parlava in qualche modo negli interventi precedenti, quindi queste piattaforme che consentono ai consumatori da un lato di interagire, di scambiarsi dati e di accedere a quella che è una social economy. Qui sono un po' diverse le sfaccettature, perché da un lato noi abbiamo queste, ad esempio questi comparatori, vengo al tema di lei sollevato, comparatori online. Noi un paio di anni fa abbiamo avviato questa attività, l'abbiamo fatto attraverso una tecnica di mystery shopping, quindi fingendoci noi stessi per gli assicurati che volevano assicurare una polizza, mettendo dei dati, carte e vedendo i primi risultati. Da lì le prime anomalie, e magari la prima page si diceva compariamo tutte le assicurazioni, ma i risultati che venivano sempre sono di 3, 4, massimo 5 compagnie di assicurazione. Da lì siamo andati a approfondire, lo abbiamo fatto anche con delle ispezioni presso alcuni di questi comparatori per capire quanto questi ranking che venivano esibiti fossero appunto imparziali o fossero invece in qualche modo condizionati ad esempio da accordi di commercializzazione. Lì l'obiettivo era evidentemente assicurare che la graduatoria esposta sia una graduatoria chiara. E su questo abbiamo rilevato delle criticità, siamo intervenuti sui 6 comparatori, abbiamo richiesto che entro alcuni mesi adottassero una serie di modifiche ai propri processi, al tipo di pubblicità di informativa che davano agli assicurati. Abbiamo monitorato questo, ci sembra di poter dire che effettivamente c'è stato un ripensamento da parte degli stessi aggregatori delle politiche di vendita e soprattutto un'assunzione di consapevolezza di quanto fosse importante per sviluppare anche il ricorso da parte dei cittadini a queste firme, presentarsi come dei fornitori di servizi trasparenti e corretti. Però i comparatori, peraltro segnalo che ne è nato uno nuovissimo che compara non solo le polizze auto ma le polizze per i piccoli animali domestici, è la novità dell'ultimo ora, cioè il comparatore per le polizze dei cani. C'è un mercato anche per quello. Però oltre a questo abbiamo delle forme più spinte e mi viene in mente il cosiddetto robot advisor. Questo è una sorta di robot, intelligenza artificiale, prima se ne è parlato, è un qualcuno che in prospettiva potrà fornire un advice, una consulenza assicurativa ma anche finanziaria, qualcosa che si sta sviluppando anche nel continuo settore, per suggerire semplicemente attraverso un algoritmo, quindi una decisione ad albero, qual è il prodotto
che può essere conveniente per l'assicurato, e anche questo pone delle prospettive diverse. Chi è questo robot advisor? È un consulente? È un intermediario? Va regolato? Chi è? Cosa fa? Siamo sicuri che ovviamente metta in fila le informazioni in modo giusto? C'è possibilità per il consumatore di intervenire se l'informazione è errata, è processata in maniera errata? Tutti gli scenari che occorrerà affrontare, e anche rapidamente. Ma c'è anche il tema del peer-to-peer, e quindi di queste forme, peer-to-peer insurance, forme in cui i cittadini provano a fare autoassicurazione. Una prima iniziativa l'abbiamo rilevata sul mercato straniero. In Germania un broker tedesco, quindi ci muoviamo ancora in un ambito di figura regolamentata, soggetto a vigilanza, ha lanciato questa piattaforma online su cui piccoli gruppi, massimo 15 persone, possono associarsi, versare un contributo con cui si crea un fondo comune che è destinato a pagare fino a una certa soglia, piccoli importi, i sinistri che dovessero essere causati, cioè subiti da ciascuno delle persone, quindi una forma di risarcimento fino a una certa soglia. Sopra quella soglia interviene un'impresa di assicurazione. A fine anno, se nel fondo comune è rimasto qualcosa, viene distribuito tra i partecipanti al fondo; se invece non è capiente, interviene un'altra impresa di assicurazione. Quindi una forma ancora al momento mista di assicurazione e autoassicurazione. Però questo per darvi un'idea di come le cose si stanno muovendo. Ora, questa è una cosa embrionale, ma in prospettiva di nuovo, se proviamo a immaginare che piattaforme del genere lavorino non già su 15 persone, ma su migliaia di cittadini, se cominciamo a immaginare che questi decidano di autoassicurarsi in proprio, beh, questo è un esempio veramente di shared insurance, perché noi sappiamo che nel nostro settore cioè pagare sinistri a fronte di rischi vuol dire fare un lavoro ben preciso del lavoro dell'assicuratore, per cui i rischi, esatto, vanno creati a riserve tecniche, vanno osservato, cioè va gestito il rischio secondo delle tecniche attuariali, secondo modalità finanziarie che non sono evidentemente alla portata di tutti, per cui ecco la necessità di contemperare questi interessi, da un lato come spinta dei cittadini a fare ricorso a forme di sharing o social economy, a risparmiare evidentemente sul prezzo, perché sono forme che generalmente sono mosse da questo drive, ma al tempo stesso a far sì che siano in piedi delle tutele e dei presidi tali da evitare che poi queste forme associative non si trasformino in rischi ancora più grandi per chi aderisce. E quindi se questo è, diciamo, il panorama, ed è un panorama appunto in un pieno fermento, quelli che noi abbiamo individuato come IVAS, come possibili benefici e rischi per i consumatori, ed è un lavoro, ci danno a dire, che stiamo facendo in collaborazione con i supervisori anche degli altri paesi. Qui è forte l'importanza di avere un approccio condiviso, una visione anche europea, quantomeno europea, proprio per i fenomeni si è parlato anche prima di attività transfrontaliera, di ingresso sul nostro mercato di operatori che provengono da diverse giurisdizioni. Quindi sicuramente opportunità, perché ci sarà maggiore scelta per i consumatori, prodotti innovativi, più tarati sul loro bisogno. Di salute o altri sono un po' meno per gruppo, meno appetibili come clienti, oppure siano troppo, per loro diventano troppo costose. In sostanza mi pare poi che quello che le assicurazioni tendono a escludere dal loro mestiere è di avere un rischio di impresa, e questo mi pare, diciamo, non assecondabile. Ecco, è giusto che le informazioni vengano raccolte, però la situazione diventa priva di rischi, allora grazie a te. Tanto non c'è impresa se non c'è rischio.